fare i conti con l'ambiente, Ravenna, New Indicators for a Better World. Abbiamo un panel di speaker di importanza, di rinomanza europea. E siamo con Pedro Fernandez dalla Spagna, da Madrid, e a lui chiediamo appunto quali sono le keyword, i punti fondamentali della tua presentazione qui oggi in Ravenna. Buongiorno. Yo voy a hablar sobre el Observatorio de Sostenibilidad de la España, pero es como todos saben, estamos viviendo un momento de crisis económica. Pero el tema es cuando el profesor Bruzzi me ha pedido que hablase sobre la sostenibilidad en el Observatorio. Este año ha sido este observatorio, que es un instituto de calidad científico reconocido, ha sido fermato. Ma esto me ha pensare, ma che magari stiamo facendo algo no buono, perché pensate. È un istituto che il nome è sostenibilità e non sostenibile, ma è pensare che l'idea è che questo istituto iniziò la crisi spagnola, più o meno inizia 2008 più o meno, no? È quando l'istituto sta funzionando a buon ritmo. Certo. Pensare, molto indicatore, molto scientifici lavorando, ma niente di percepire o portare alla società che sta succedendo, perché certo. Una crisi sta arrivando. Certo. Sparare e pensare, l'studio, il ricercatore sono perfetti a livello, ma il risultato è che l'osservatorio è chiuso. Piano e cercare questa idea dell'indicatore che per me è benissima, è in buona linea, ma tiene che pensare perché il governo pensa che è prescindibile un'istituzione come questa. Certo. Pensando a pensare non come una ricerca, non come un investigatore, e pensare come un membro di una comunità. E preguntato al mio intorno, niente conosce l'Osservatorio della Sostenibilità. Me perché sto lavorando in questo tema, certo. Perché per me è importante, è parte del mio lavoro, però il resto della società, e quando io termino il mio lavoro, certo. Non è che mi trasforma, è una persona che appartiene alla comunità. La comunità sa poco di queste cose. Quindi sei qui per fare anche promozione, comunicazione, sì, promozione, far conoscere l'istituto certo. Al grande pubblico. Al grande pubblico in un altro senso, nel senso che dia a dia capire che seguendola come stavo facendo il lavoro, l'attività, temprano o dopo o prima arrivare dopo. A una crisi. Certo. Tenemos que trasladare, penso io, in un linguaggio speciale che il cittadino entienda che questo indicatore può traducirsi in algo che le affetta. In euros, per importante non solo l'ambiente, tutto in paz. Come affetta questo indicatore sì. All'economia del paese. Se tutto tiene una traslazione in lo importante che sono questi indicatori, questa evoluzione, la gente dirà che è necessario tenere questo, perché è un beneficio sapere che questo processo certo. Nos lleva al disastro. Certo. Però io, come membro di una comunità, non percibo ese indicatore che detrás de él tiene mucha información que no arriba al ciudadano, ¿no? Oggi è una giornata utile anche per questo. Perfetto. Sì, è una bella idea. E l'altra idea è che l'indicatore non è perfetto. Nosotros estamos in un discorso pensando che la ciencia salva tutto. Mm-hmm. E non è vero. Tenemos que pensar en la cultura de la gente. No, este indicatore sta omogenizzando
demasiado la, el mundo. No, no todo es igual, no todo es igual. La vida en Ravenna la conoce el de Ravenna y no puede utilizar un indicador de Madrid. Porque es diverso, es diverso. El indicador no es un indicador de la misma. Universal. Bisogna calarsi nel, sí, nel mondo locale. Sobre todo que tenemos que indicar otro tipo de indicadores, no solo la misura de la contaminación, del agua. Es la vida, mesare la vida. La vida es. Con un fine, il fine penso è far essere più felice la gente e che tenga una qualità di vita migliore che la del giorno anteriore. È semplice, very simple. Grazie. Adesso, allora, buona giornata. Grazie a voi, grazie a Ravenna per questa opportunità. Grazie Pedro, buon lavoro. A presto.